Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti dà. Onore e vittoria. Celebriamo quest'oggi, carissimi, l'Eucaristia nella memoria dei Santi Nazaro e Celso Martiri. Sulla tenda siamo alla pagina 214. Ricordiamo tanti fratelli e sorelle di fede che vivono momenti di persecuzione ancora nella Chiesa sparsa nel mondo intero. Preghiamo per ciascuno di noi, perché grazie all'esempio di questi martiri che oggi onoriamo e dei tanti fratelli e sorelle che affrontano con coraggio anche la fatica dell'essere credenti nelle varie parti del mondo, possiamo ritrovare l'entusiasmo e la bellezza della vita di fede. Preghiamo anche per tutti i nostri cari, in particolar modo oggi per i vivi e i defunti della famiglia Giaimo Giovanni e per Don Rino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E tutti noi umilmente riconosciamo i nostri peccati e chiediamone perdono, dicendo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio forte ed eterno, che nel cuore dei santi accendi la fiamma della tua carità, sull'esempio dei martiri Nazaro e Celso, donaci di tendere a quella passione d'amore che arriva a sacrificare generosamente anche la vita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del primo libro di Samuele. In quei giorni i filistei attaccarono Israele, ma gli uomini di Israele fuggirono davanti ai filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe. I filistei si strinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Jonata, Abinadad e Malchisua, figli di Saul. La battaglia si concentrò intorno a Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: spodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quelli incirconcisi a trafiggermi e schernirmi. Ma lo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada e morì con lui. Così morirono insieme in quel giorno Saul e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. Quando gli israeliti, che erano dall'altra parte della valle, e quelli che erano oltre il Giordano, videro che gli uomini di Israele erano in fuga e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. Vennero i filistei e vi si stabilirono. Il giorno dopo i filistei vennero a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gelboe. Essi gli tagliarono la testa, lo spogliarono delle armi a manda e mandarono a dare il felice annuncio in giro nella terra dei filistei.
ai templi dei loro idoli e al popolo. Deposero le sue armi nel tempio di Astarte e appesero il suo corpo alle mura di Bethsean. Gli abitanti di Jabes, di Galad, vennero a sapere quello che i filistei avevano fatto a Saul. Tutti i guerrieri si mossero, viaggiarono tutta la notte e presero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Bethsean. Li portarono a Jabes e lì bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è a Jabes e fecero digiuno per 7 giorni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Al malvagio Dio dice: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Alleluia, 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 alleluia. Cerchiamo le cose di lassù, dove Cristo seduto alla destra di Dio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, il Signore Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore. Spesso quando si commenta questo brano del Vangelo o si trovano anche alcuni commenti di bravi esegeti, si rischia di mettere in contrapposizione Marta e Maria, come apparentemente può sembrare da questo brano del Vangelo. Marta e Maria, sorelle, ma così diverse caratterialmente. Eppure, in realtà, non possiamo mettere in contrapposizione Marta e Maria per 3 motivi. Il primo motivo che ho accennato è proprio perché Maria e Marta sono completamente diverse, sono loro stesse. La cosa più bella di questo brano del Vangelo è che esse si presentano così come sono, con la loro personalità, con la loro storia,
con il loro cammino di vita. Marta e Maria si rivelano per quello che sono. Ecco che allora Marta e Maria dovrebbero imparare ad accettarsi a vicenda. Marta dovrebbe accettare com'è Maria, riconoscendo i suoi pregi, riconoscendo i suoi difetti, e lo stesso Maria dovrebbe guardare a Marta con i suoi difetti e i suoi pregi. Ed è un insegnamento grande anche per noi, perché Marta e Maria insegnano con la loro personalità unica a guardare anche noi gli uni gli altri con quella personalità unica che ci contraddistingue. Alcune volte noi dobbiamo magari sopportare un po' i difetti degli altri, altre volte saranno gli altri a sopportare i nostri difetti, ma dobbiamo anche imparare a riconoscere e a lodare i pregi degli altri e a chiedere che gli altri riconoscano anche i nostri pregi. Marta e Maria oggi quindi, ecco, non sono in contrapposizione. Le guardiamo come due sorelle che hanno caratteri, storie diverse e che devono imparare ad accettarsi e a riconoscere i pregi e i difetti l'una dell'altra. Ma questo vale anche per noi, a cominciare dalle nostre famiglie. È già perché noi sempre, purtroppo, ecco il secondo pensiero, abbiamo la voglia di dire la nostra, magari non collegando la bocca non tanto alla testa quanto al cuore. Marta recrimina perché Maria non l'aiuta. Ma la personalità di Marta è quella di essere donna di casa, una buona ospite, una donna che non fa mancare nulla a chi viene a visitare la sua famiglia. Maria è diversa, Maria è meno capace delle cose di casa, Maria è più attenta all'ospite, a chi arriva. Però Marta ha questo risentimento. Non ti importa che mi ha lasciata sola a servire? Ecco, spesso anche noi facciamo così. Ma lo facciamo perché davvero, andando al di là del modo di dire, noi non colleghiamo la nostra bocca al cuore, non tanto alla testa. Dovremmo invece come cristiani imparare a collegare la nostra bocca al cuore, perché se la colleghiamo alla testa, allora seguiamo dei ragionamenti che dicono: ecco, che ingiustizia, io devo essere qui a far questo, 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 quest'altro, e gli altri? Questo capita anche nelle comunità cristiane. Quando c'è qualcosa da fare, allora c'è sempre qualcuno che arriva a dire: ma perché quello lì non fa? Perché quella lì non fa? Io sto facendo questo, questo, quest'altro. Ma fallo e sii contento di essere a servizio della comunità. Permetti al Signore di lodarti, non agli altri di lodarti o di metterti in mostra. Ecco che allora dobbiamo davvero più collegare la bocca al cuore, proprio per riconoscere non tanto di avere dei diritti o dei doveri, ma di essere come Gesù, con amore capaci di servire. Ecco che Gesù lo dice a Marta. Marta che sta servendo, ma anche Maria sta servendo in quel modo, ascoltando. Vedete, non sono ancora in contrapposizione, però ciascuna vuol far emergere una parte sola della propria
esperienza di vita. E Gesù richiama, aiuta, accompagna. Abbiamo bisogno anche noi di essere accompagnati, aiutati, guidati da Gesù, per non permettere alla nostra mente di esprimersi poi con le parole ingiuste. Anche perché credo che qualcuno proprio non ce la faccia, magari a servire, a mettersi a disposizione. Ci sono tante persone che sono bloccate dalla vergogna, dalla pigrizia. Ringraziamo allora di essere qualche volta Marta, preghiamo di essere anche qualche volta Maria però. Ecco allora questo terzo e ultimo pensiero. Marta e Maria sono complementari. Come diceva il Cardinal Martini, ciascuno di noi porta dentro di sé un po' di Marta e un po' di Maria. Dipende quale parte prende il sopravvento. Per il Cardinal Martini dovrebbe essere il contrario. Maria deve prendere il sopravvento per accompagnare Marta. Maria che si mette ai piedi di Gesù per ascoltare la parola di vita, la parola che indica il modo di vivere, lo stile di vivere, per poi diventare come Marta, capace di operare bene. Noi invece facciamo il contrario. Siamo più Marta che Maria. Il problema è che poi, come dicevo, rischiamo di mettere in conflitto queste due situazioni. Concludo guardando ai due martiri che oggi noi onoriamo, i santi Nazaro e Celso. E vorrei raccogliere queste due indicazioni dalle loro vite. La prima indicazione è che soprattutto Nazaro, che associa con sé un giovinetto, Celso, che lo accompagnerà da Roma a Milano e mentre arrivano a Milano evangelizzano, Nazaro vive l'esperienza di Maria e di Marta. Prega molto, aiutato dalla madre, Perpetua. Prega molto, ma agisce anche tanto. Ma queste due cose in lui non sono mai in conflitto. E l'esempio gli arriva proprio dalla madre Perpetua, perché il padre è ancora pagano e ricopre un ruolo importante nell'impero. Ma Nazaro avrà come maestra proprio questa madre, capace di una preghiera intensa, ma anche di servire con disponibilità il marito e la sua comunità cristiana, che poi sarà colpita dalla persecuzione. Nazaro e Celso vivono l'esperienza della fede in famiglia, cosa che purtroppo oggi diventa molto difficile. Ecco perché vediamo le chiese vuote di bambini, di ragazzi, di giovani, perché i loro genitori hanno dimenticato Maria e hanno preso il posto di Marta. Ma quando si sceglie una delle due sorelle si sbaglia. Bisogna tenerle insieme, sempre. E il secondo pensiero legato a Nazaro e Celso è proprio questo. Nazaro e Celso percorrono l'Italia da Roma a Milano parlando di Gesù, raccontando la propria esperienza di fede. Quando arriveranno a Milano
e moriranno nel 68 dopo Cristo, decapitati, stavano predicando, stavano parlando di Gesù. A una città già allora frenetica, ma una città a cui mancava l'anima. I santi Nazaro e Celso muoiono nel momento stesso in cui stanno pronunciando le parole su Gesù, raccontando la loro esperienza di vita. Pensiamo allora ai tanti fratelli e sorelle ancora oggi sparsi nel mondo, che raccontano Gesù e rischiano la morte. Pensiamo in questi giorni, ai 10 anni dal rapimento di padre Paolo Dall'Oglio in Siria. Ieri ho ascoltato una bellissima intervista della sorella. 10 anni, perché parlava di Gesù, perché raccontava Gesù. Credo che noi, guardando a queste situazioni, dovremmo davvero vergognarci un po', perché per il falso rispetto umano non parliamo di Gesù ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri amici. Gesù l'abbiamo messo nella sfera privata, ma più rinchiuderemo Gesù nella sfera privata, più noi non riusciremo a capire chi siamo. Dobbiamo diventare invece portatori di Gesù per aiutare questa società a uscire dall'egoismo, dall'invidia, dai rancori, dalle vendette. Dovremmo essere cristiani con un po' più di coraggio e buttarci dentro, accompagnati ovviamente da Gesù stesso, come hanno fatto i santi Nazaro e Celso. Nel momento della predicazione sono stati arrestati e decapitati. Le cronache ci raccontano di una grande serenità e di una grande pace. Sarà Sant'Ambrogio a ritrovarne i corpi e a far costruire 2 basiliche, perché la vita di questi 2 marti sia un monito continuo a non avere paura di parlare di Gesù agli altri. Quando Ambrogio, per una intuizione spirituale, mentre si trovava in preghiera, fa scavare, trovano questi 2 corpi, il corpo di Nazaro, incorrotto tuttora, segno di una predilezione, di un richiamo forte da parte di Dio. Ecco, Signore, donaci un po' del coraggio, della testimonianza di questi 2 martiri, mentre ogni giorno, come brave Marte e Maria, ascoltiamo e operiamo nel tuo nome. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo il Vangelo, voi siete l'ornamento della casa del Signore, splendidi come l'oro, perché avete consacrato a Dio con gioia la vostra vita per sempre. Preghiamo. Cari Nazaro e Celso, accogliete le nostre intenzioni di preghiera e portatele a Dio. Preghiamo tutti insieme dicendo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Concedi alla tua Chiesa il dono di generare la pace dove c'è la guerra e la violenza. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Insegnaci a servire con umiltà e gratuità
senza pretendere riconoscimenti, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Il tuo spirito ci insegni a vivere con il cuore in ascolto della tua parola, così che l'amore sia la sorgente di ogni nostra attività. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Preghiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli di fede che vivono momenti di persecuzione. Preghiamo per la Chiesa che nelle varie parti del mondo viene impedita nell'esercizio della pastorale e dell'evangelizzazione. Per queste intenzioni preghiamo. Preghiamo per ciascuno di noi perché ritroviamo il coraggio di una serena e sincera e gioiosa testimonianza a Cristo. Preghiamo. Per tutti i nostri cari che ricordiamo in questa celebrazione eucaristica, in particolar modo per i vivi e defunti della famiglia Giaimo, Giovanni e per Don Rino, noi preghiamo. Sia lieto, o Dio, la tua Chiesa per l'unica corona di gloria che unisce fraternamente i martiri Nazzaro e Celso. La loro testimonianza accresca la nostra fede e la loro intercessione conforti la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Anche noi, come Gesù ci insegna a fare, scambiamoci il segno della pace. Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi per noi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. Umili e pentiti, accoglici, Signore, e si compie il nostro sacrificio dinanzi a te. Scenda la tua grazia, o Padre, sui nostri doni, e l'offerta di questo sacrificio ravvivi nei cuori il fuoco dell'amore per te, che consentì ai santi martiri Nazzaro e Celso di superare con coraggio ogni tormento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, tuo Figlio unigenito, è l'agnello vincitore che regna nell'alto dei cieli e chiama i martiri a condividere il suo destino di gloria. Corroborati dal suo sangue, Nazzaro e Celso hanno reso al mondo una splendida testimonianza di fede e dopo molti tormenti hanno subito la morte. Ora stanno, Padre, davanti al tuo trono nella candida schiera di coloro che, avendo affrontato animosamente il martirio, hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Dal loro volto ora tu aspergi ogni lacrima, ora estingui la loro sete di te alle acque della vita e doni ai tuoi servi di gloriarsi del nome di Cristo nella luce della Gerusalemme eterna. Alle loro voci uniamo con gioia le nostre e con tutti gli angeli a te eleviamo la lode.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Continuiamo ad affidarti le tantissime vittime del coronavirus, le vittime di ogni forma di violenza, soprattutto quella sulle donne, sui bambini, le troppe vittime delle guerre, delle persecuzioni, dei naufragi, dei terremoti, delle alluvioni. Ti affidiamo i defunti delle famiglie Giaimo, Giovanni e Dorrino, e nella tua misericordia anche tutti i nostri cari defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo, San Vittore, Santo Stefano, i tre santi fanciulli, i santi Nazaro e Celso e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, voi mi siete rimasti nell'ora della prova, e io preparo un regno per voi, dice il Signore, perché possiate mangiare e bere alla metà del mio regno. Guidati dallo Spirito del Signore risorto, illuminati dalla buona notizia del Vangelo, sostenuti dal grande esempio dei santi, anche noi preghiamo così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Per noi tutti, per le nostre famiglie, per questa nostra comunità pastorale,
per la Chiesa sparsa nel mondo intero, soprattutto la Chiesa che vive tempi di persecuzione, per questa umanità così tanto sofferente, insistiamo nel chiedere il dono della vera pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Beati, felici, nonostante tutto, perché sempre invitati a partecipare a questa mensa di salvezza. Ecco, è Gesù, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il santo e preziosissimo tuo Figlio, il sfondo dei miei peccati e il sufragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Nutriti del pane del cielo e lieti nel ricordo dei santi Nazaro e Celso, ti eleviamo, Padre, la nostra supplica. Confermaci nel tuo amore per sempre e donaci di camminare nella giovinezza della vita rinnovata. Per Cristo nostro Signore. Domani mattina e domani sera ricorderemo in modo particolare Don Rino a 21 anni dalla scomparsa. Domani mattina alle 8.30 a Briosco e invece qui alle 18.30. Domani sono proprio 21 anni dalla sua scomparsa. L'anno scorso abbiamo festeggiato
Ecco proprio la salita al cielo del nostro Dorrino, i 20 anni, quindi anche con la memoria viva di questo pozzo che abbiamo realizzato grazie all'impegno di tanti, alla generosità di tanti. Ecco, noi continuiamo a ricordare Dorrino come tanti di voi fanno, infatti sentiamo sempre, ecco, che il suo nome risuona perché è stato per tanti anni parroco qui e un po' a Fornaci e quindi è entrato nel cuore di tanti. Quindi domani lo ricorderemo al Signore in modo particolare nel 21° anniversario della scomparsa. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione dei santi Nazario e Celso martiri, ci benedica e ci accompagni sempre Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Grazie a tutti e a tutti auguro una buona e santa giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. In particolare preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell'Eucaristia, che trasforma in profondità le relazioni umane e apre all'incontro con Dio e con i fratelli. Preghiamo per i nuovi italiani, nati o cresciuti nel nostro paese, affinché la ricchezza delle loro culture di provenienza non venga smarrita, ma sia riconosciuta e valorizzata, e li renda lievito per una società più aperta, più sensibile e giusta. Cuore di Gesù, nel mese che ricorda Sant'Ignazio di Loyola, infiamma del tuo amore il cuore dei tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le della nostra morte. Amen.